Life. È fantastica. Delicious. I tagli dei muscoli, la fine dei tagli dei muscoli. The end part of the muscle. Buonissima. Delicious. La fine dei tagli dei muscoli è sempre la parte più difficile del manzo. The end of the muscle, the terminal part of the muscles, is always the most difficult part to treat. E ricordatevi di tutti i piccoli pezzi di carne che ho messo da parte. And remember all the trimming that you put on the side. Tutte quelle che in Toscana si chiamano puliture. All the part that we call puliture, which is a trimming. Pulire. Le puliture servono per la ricetta più classica della cucina toscana. All the trimming are being used for the more classical or the Tuscan recipe. Il succo. The sauce, the meat sauce. Il sugo non deve mai mancare in ogni famiglia. The sauce or the bolognese style never have to miss it in any family. Soprattutto nei giorni di festa. Especially in a celebration day. Nei giorni dove si mangia carne. In the day where we eat meat. Basta fare un soffritto di erbe aromatiche, sedano, cipolla e carota tagliato molto fine. A base of aromatic base, celery, carrots, onion, finely chopped. Macinare la carne con il suo grasso. Grind the meat with his own fat. E aggiungere piano piano nel tegame la carne in modo da farla cuocere lentamente. And add slowly the meat for let them cook. Poi un po' di sale, un po' di pepe. Salt, pepper. Un po' di vino rosso. Little bit of red wine. Anche per il cuoco. Also for the cooks, especially for the cook. Un po' per il sugo, un po' per il cuoco. E piano piano, lentamente, a little by little, slowly, arriva il miracolo. The miracle arrived. Dopo 5-6 ore, il sugo è pronto. After 5-6 hours, the sauce is done. Buonissimo sulle tagliatelle, ma soprattutto sul pane arrostito. Good for the pasta, but especially on top of a bread. Una fetta di pane arrostito, un sugo caldissimo, una cucchiaiata di sugo caldissimo, a roast bread, a really hot sauce on top of it, e ancora vino rosso, Chianti, classico, and wine, Chianti, classico. Questa invece è la parte magra della punta del muscolo. This is the leanest part of the tip of the muscle. Ho una macchinetta infernale che probabilmente conoscete. You have an infernal machine that probably most of you know it. Tante piccole lame che entrano nella carne. Many little blades that go inside the meat. Queste piccole lame entrano nella carne e la tagliano, la sfibrano completamente. All these little blades go inside the meat and defiber completely. Questo è il mio modo di preparare la tartare. This is his own way to prepare the tartare, raw meat, raw beef. In tutto il mondo c'è una grande discussione sulla tartara perché ciascuno ha il suo modo. All around the world there is a big discussion about the tartare. Everyone has his own way. Si può tagliare a coltello. You can cut by knife. Battere con la costola del coltello. You can smash it with the part of the knife, with the flat part of the knife. Addirittura si può macinare. Or you can grind it through qualcuno a grinder machine. Pensa così. Ma questa è la maniera più rispettosa. This is the most respectful way to use the cut of beef. Ci vuole un po' di pazienza, un po' di tempo, ma la fibra si rompe e la carne diventa tenerissima. You need a little bit of patience, a little bit of time, but the meat is going to become really tender and the structure is going to stay intact. A quel punto si taglia la carne in piccoli pezzi, at così, in cubi. At this point we're going to cut the meat in little pieces. E si mette un po' di sale. And we're going to put a little bit of salt. Un po' di pepe. Pepper. Limone. Lemon. Peperoncino dolce e piccante. Pepper, sweet, paprika, spicy. E tanto, tanto olio buono. And a lot of extra virgin olive oil. E viene una tartara fantastica.
and comes out a fantastic tartare. Io la chiamo per gioco sushi del Chianti. In his restaurant have a sushi del Chianti, he call it. Of course in a Chianti there is no fish and it's obviously raw. E faccio tutte le mattine colazione. And con every, sì. So go on, go on, sir. And every morning you have a breakfast with the sushi del Chianti and a glass of wine. Only one? Solo, solo un bicchiere di vino. It depends, depends. Quello che ci vuole. The one that you needed for a day. Nel 1400 comincia a Firenze la costruzione della Duomo di Firenze, la cupola del Brunelleschi. In the 14th century it started in Florence to build the Duomo di Firenze, which is the cathedral of Florence with the Brunelleschi. L'impresa è titanica. Incredibile, a titanic job, massive, incredible architecture. Messer Filippo Brunelleschi rischia tutti i soldi della sua famiglia per dimostrare che si può fare. The Brunelleschi, he risks all the money of his family for show to the rest of the world that he can do it. Nessuno crede che una cupola così fatta stia in piedi, non esiste al mondo. No one thinks that the dome made like this can stay, can stand, don't exist anywhere else in the world. Solo lui è fermamente convinto di riuscire. Only him is a visionary, I think, that he can do it. Solo lui dice si può fare. Only him say yes we can. A un certo punto i lavori vanno troppo lentamente. Gli operai hanno bisogno di energia. A certain point this worker was so tired, the all the work started slowing down. E Messer Filippo crea un piatto eccezionale. And he start to develop an incredible dishes for give energy to this worker. Carne di muscolo di manzo, the meat of this muscle of the cow, in pezzi piuttosto grandi, pieces this size, quite big, un tegame da forno, and a pot that can go in the oven, pepe abbondantissimo, a lot of pepper and grain. Peppercorn. Aglio abbondantissimo in spicchi interi, garlic in huge quantity, whole cloves, pochissimo sale, little bit of salt, e tantissimo vino rosso, Chianti classico, and a lot of course of wine, Chianti classico. Exactly. Un coperchio, a lid, e una notte in forno, and a night in oven, nello stesso forno dove il giorno si cuocevano le tegole del tetto. In the same oven that in a day they used to cook the clay roof of the dome. Niente grasso, niente olio, niente burro, niente lardo. Not any type of fat, no oil, no butter, no lard. Solo energia. Only energy. I lavori cominciano molto più velocemente. The work start to take over quickly, people start to have feel more energizing. Gli artigiani mangiano il peposo, così si chiama. This is the name of the old traditional dishes that is still in use in Tuscany, peposo. E costruiscono la cupola più bella del mondo. And they built the most beautiful dome in the world. E nasce il Rinascimento. And the Renaissance starts. E la base era anche peposo e vino rosso. And the base that you have to thanks for this fantastic time for the Tuscan is have to give thanks to this dishes peposo. E questa è la mia storia di macellaio. And this is my history as a butcher. Questa è la mia storia di uomo. This is my story as a man. Questa è la mia storia della passione, del cuore, dell'energia, dell'amore. This is my history of passion, love, of energy for what I do and for life. Perché gli antichi dicevano che un uomo deve essere come un albero. Because the old people used to say that the man had to be as a tree. Deve avere le radici, i piedi ben piantati nella tradizione. They have to be the roots, the feet well deeply in a tradition. E deve avere la chioma, cioè la testa in cielo. Deve essere libero, contemporaneo. You have to have the leaf means the head on the sky. You have to be free, contemporary. E questo io cerco di essere. And this is what I try to be with myself, with
Questo è il mio lavoro, la mia ispirazione, la mia responsabilità e rispetto per gli animali. This is my work, my passion, my responsibility for them. E tutti i giorni io sono in cammino su questa strada. And every day I walk this way. E non mi stanco mai. And I never get tired of it. Perché so che forse un giorno quando sarò molto vecchio, maybe one day when I'll be quite old, forse posso diventare un buon macellaio. Maybe I will become a good butcher. E grazie a Francesco per tutto. Thank you very much, Dario Cecchini. Ladies and gentlemen, another big hand, please.